Siamo nel 1994 e la piccola azienda inglese Psion, che credo che si pronunci Psion, primeggia nella produzione di dispositivi mobili. Ma quando diciamo dispositivi mobili, non mi sto riferendo a ciò che oggi conosciamo come gli smartphone. In quel periodo c'erano i cellulari GSM che stavano diventando sempre più accessibili, ma erano essenzialmente degli strumenti per fare chiamate e per mandare gli SMS. Per dispositivi mobili, io qua intendo dire che erano dispositivi come quello che vi sto mostrando qua a schermo, piccoli computer tascabili chiamati PDA, Personal Digital Assistant. Infatti, se diamo uno sguardo più vicino, possiamo cogliere dei dettagli quali CPU a 16 bit, 2 MB di RAM. All'epoca, avere un dispositivo del genere in tasca ti faceva sentire il numero uno. E Psion era leader nel settore. Il loro Series 3 aveva venduto circa 1,5 milioni di unità in tutto il mondo. L'hardware era affidabile e resistente, il software stabile, e queste due caratteristiche lo resero il prodotto di punta per diversi anni. Tuttavia l'azienda voleva sfruttare il proprio successo e decise di definire una serie di specifiche per il successore di questo Serie 3. Tuttavia si resero conto che questo nuovo mondo richiedeva un sistema operativo che potesse gestire tutte queste cose, ovvero tutte queste nuove funzionalità che loro stavano pensando. Fino a quel momento la Psion aveva utilizzato il proprio sistema operativo per i loro dispositivi, chiamato Epoch, che era adattato con alcune modifiche per supportare anche processore a 16 bit, perché prima era per 8 bit. Ma con l'arrivo dei dispositivi portatili a 32 bit, riconobbero la necessità di una transizione. Inoltre, prevedevano che i PDA avrebbero presto iniziato a comunicare con il mondo esterno tramite lo standard GSM, che si stava diffondendo in quegli anni. Era chiaro per loro che i mercati dei PDA e dei cellulari prima o poi si sarebbero incrociati. E ci avevano pure ragione. Così iniziarono a sviluppare un nuovo sistema operativo a 32 bit per dispositivi mobili, ispirato al loro Epoch, ma quasi completamente riscritto in C++. Nel frattempo, come vi ho raccontato in questi due video, Steve Jobs stava riprendendo le redini di Apple per un'altra volta. I programmatori di Psion completarono il loro sistema operativo per dispositivi mobili e lo chiamarono Epoch 32. Che fine ha fatto Symbian? Nella miniatura e nel titolo vi ho detto che questa è la storia di Symbian. Dobbiamo aspettare dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo episodio di FK Storia. Io sono Valerio e oggi ci immergiamo nella travagliata storia di Symbian. Ma prima di cominciare vi invito come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con tutti i video che porto su questo canale. E inoltre, se volete supportare il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Link in descrizione. Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti coloro che lo hanno già fatto. Vi dico veramente, proprio vi do veramente il mio grazie di cuore. Prima di proseguire con la storia da dove l'avevamo lasciata, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. La Nokia, colosso finlandese nel settore della telefonia mobile, che non ha certo bisogno di presentazioni, già collaborava con Psion. E Psion, poiché erano, diciamo, amici, gli aveva persino mostrato una demo del loro Epoch 32, che era ancora in fase di sviluppo. La Nokia impazzì e ne rimase entusiasta di ciò che vide e decise che il loro futuro, per quanto riguarda i dispositivi Nokia, sarebbe stato legato a Psion e a questo loro Epoch 32. Nel frattempo, oltreoceano, Microsoft lanciò un dispositivo mobile in collaborazione con la Casio che montava Windows CE, che sta per Embedded Edition. Non so perché c'è la C, non me lo ricordo. Ma non riscorse un gran successo. Rispetto a quanto aveva da offrire la Psion, il prodotto Microsoft non reggeva il confronto. Tuttavia l'amministratore delegato di Psion, David Potter, iniziò a valutare l'idea di passare a Windows CE, sul fatto che loro
non potevano competere con Microsoft sul piano delle risorse. Anche se i prodotti Microsoft per quanto riguarda questi PDA erano di qualità inferiore, la stampa raccontò una storia completamente diversa. Questo spinse l'azienda a rivalutare la possibilità di adottare Windows CE per i loro dispositivi. Chi si trovava in quella riunione e ascoltò quelle parole rimase di stucco. Il successo dei dispositivi Scion era dovuto in parte, anzi in grossa parte, all'integrazione perfetta tra hardware e sistema operativo Epoch. Quando infatti loro testarono i loro dispositivi con Windows CE, notarono che consumava la batteria 4 volte più velocemente rispetto ad Epoch. Questo perché Windows CE non era ottimizzato per quell'hardware. Nonostante le obiezioni di alcuni che stavano in quella riunione, David Porter mantenne la sua decisione, quindi si doveva passare a Windows CE. Fine della discussione. Inoltre, iniziò a fare una revisione del budget, che questa revisione venne chiamata col nome di Dark Star, la stella oscura, che comportava zac 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 tagli significativi. Tuttavia, quattro coraggiosi individui decisero che non poteva andare in questa maniera. Non poteva finire così, perché la perdita di personale chiave coinvolto nello sviluppo di quelle che erano state le proprietà intellettuali dell'azienda avrebbe portato tutto in rovina, poiché queste persone non erano facilmente sostituibili. Steven Randall, Simon East, Joa Christensen e David Wood si rivolsero alla Nokia, con la quale già avevano, diciamo, una relazione anche piuttosto forte, e proposero di salvare il sistema operativo Epoch 32 creando una società separata, quindi quello che viene definito una spin-off, per continuare lo sviluppo. La Nokia era super mega felice, era proprio entusiasta di questa idea e accettò immediatamente. Non solo acconsentirono, ma vollero coinvolgere anche i loro vicini svedesi, di quelli della Ericsson. E tutto questo si concretizzò in tipo 60 giorni. La nuova azienda incaricata dello sviluppo di Epoch 32, in collaborazione con Nokia ed Ericsson, venne fondata e fu chiamata Symbian Limited. Fu stabilita una data di lancio di questo Epoch 32, che nel frattempo aveva assunto il nome di Symbian OS, il 24 giugno del 98. Tuttavia, prima del lancio, erano necessarie fare due cose fondamentali. Il primo passo, prima del lancio, era quello di convincere Motorola a unirsi al progetto. Nonostante Nokia ed Ericsson avessero alcune riserve su questa cosa, alla fine firmarono un accordo tipo in 48 ore. L'accordo, tra l'altro, fu presentato al mondo come se già Motorola fosse già parte della fondazione di Symbian, anche se in realtà si unì successivamente a questo progetto. Però bisogna considerare che, come vi ho detto già alcune volte in questo video, che tutto accade in brevissimo tempo, tipo quelli della Motorola hanno avuto 48 ore per firmare. Il secondo compito, che era molto più semplice, ma era tuttavia più impegnativo, era quello di informare Microsoft di quanto stesse accadendo. Fu quella che venne chiamata una chiamata di cortesia. Questa chiamata di cortesia se la collò l'amministratore delegato della Nokia e chiamò Bill Gates, proprio lo chiamò in prima persona. E l'amministratore delegato all'epoca della Nokia considerò questa come la peggior chiamata della sua carriera, perché Bill Gates non la prese molto bene. Tutto avvenne così rapidamente che solamente 10 dipendenti della Scion erano a conoscenza di questa nuova direzione, di questa nuova azienda, di Symbian e tutte queste cose belle qua. Quando tutto proprio prese forma, i dipendenti dell'azienda si recarono al lavoro come al solito e si ritrovarono dall'oggi al domani con un nuovo datore di lavoro. Symbian divenne rapidamente così rilevante nel mercato che in soli 2 anni l'azienda raggiunse un valore di mercato di 11 miliardi di sterline britanniche. Uno sbotto. Non solo questo, ma si pensava che gli europei, perché diciamo la Scion e Symbian erano a Londra, stessero iniziando a scardinare quello che si pensava che solamente gli americani erano in grado di creare software di qualità. Symbian, dal punto di vista aziendale, iniziò con una struttura divisa a 2 livelli, rappresentati dalla gestione operativa e dai proprietari. La gestione operativa era guidata da Colin Meyers, che era tra l'altro quello che aveva lavorato a Epoch. L'amministratore delegato di Scion, David Potter, ricopriva il ruolo di presidente di Symbian
con un ruolo non esecutivo. D'altra parte c'era il consiglio aziendale, che era composto dai clienti, cioè Nokia, Ericsson, qua di là. Quindi, visto che a dirigere l'azienda c'erano i clienti, le tensioni erano dietro l'angolo. Nonostante le difficoltà iniziali, Symbian sembrava essere promettente. Matsushita si unì al progetto di Symbian e, nel giro di un anno dopo questo evento, Symbian aveva acquisito più del 60% del mercato esistente. Sebbene il consiglio operativo avesse una chiara direzione, una chiara visione di ciò che Symbian doveva fare, alcune aziende azioniste avevano idee diverse. Symbian era stata creata per sviluppare un mercato di massa per smartphone e dispositivi mobili, ma le diverse aziende che stavano là, quindi per esempio Nokia ed Ericsson, avevano dei punti di vista un po' contrastanti sulla direzione da seguire. E qui nascono le tensioni. Ad esempio, il consiglio operativo individuò una soluzione potenziale in un'azienda canadese chiamata Metroworks, ma il consiglio esecutivo guidato da Nokia disse di no. Ma alla fine Metroworks fu acquisita da Motorola, quindi il contributo di Metroworks non entrò dalla porta principale, ma entrò dalla finestra. Ma perché si erano accaniti su questa Metroworks? Qual era il contributo che portava questa azienda? Portava il loro Code Warrior, un ambiente di sviluppo inizialmente pensato per microcontrollore, ma poi divenne il framework di sviluppo di riferimento per molti dispositivi, tipo per esempio la PlayStation. E a cosa serviva per Symbian? Beh, molto semplice, sarebbe servito per sviluppare tutte le applicazioni, le famigerate app. Ora avevano quasi tutto. Avevano un kernel con un sistema operativo di base, un ambiente di sviluppo, c'erano pure i soldi, c'erano pure i dispositivi su dove montare sto Symbian. Mancava solo una cosa: l'interfaccia utente. E qua proprio ci fu il tracollo. Allora, la storia dell'interfaccia utente di Symbian è assai macchinosa e non sono riuscito infatti a trovare tutti proprio i minuscoli dettagli. Ma il problema era esattamente questo: l'interfaccia utente. Per quale tipologia di dispositivi bisognava essere sviluppata? Per quelli touchscreen? Per quelli con la tastiera QWERTY? Per quelli con la pennetta? Per tutti questi? Quali? Ognuno di questa tipologia di dispositivi, chiamata famiglia appunto di dispositivi, aveva uno stile di progettazione di riferimento. Per questo motivo venivano chiamate Device Frame Reference Design, DFRD. Questi DFRD ce n'erano tipo 6 all'inizio e ognuno di loro aveva il nome di una pietra preziosa. Alcuni di questi non sono mai stati visti dal grande pubblico e solamente 3 di questi divennero quelli principali. Quartz, che era l'interfaccia utente destinati, diciamo, ai dispositivi che utilizzavano una pennetta. Perl era progettato con l'uso dei softkey. Ora, non so se voi lo sapete cosa sono i softkey. I softkey sono quei tasti che erano di solito posizionati sotto lo schermo, che in base all'applicazione venivano mappati a diverse funzioni, che è un po' come quello che vede qua a schermo. L'uso di questi softkey insieme a tastiere QWERTY, diciamo, ad oggigiorno sono scomparse perché ciò ci abbiamo tutto touchscreen. Parlando delle tastierine QWERTY, Nokia, che voleva questo genere di dispositivi, propose il loro design, più o meno propose, che si chiamò Crystal. E dico più o meno propose perché Nokia giocò un po' sporco. Nokia stava lavorando al progetto Linda, che poi da lì a poco sarebbe diventato il Nokia 9002, che fu il primo dispositivo Nokia a utilizzare Symbian. Loro fecero delle modifiche sostanziali gettando le basi per il primo vero smartphone basato su Symbian. E queste modifiche Nokia se le teneva ben strette. E lo poteva fare? Certo! Prima di Symbian, Nokia utilizzava già un loro sistema operativo, cioè non lo fecero loro ma lo utilizzavano, che si chiamava PC Geos o GeoWork, su cui avevano sviluppato un'interfaccia utente. E tale interfaccia utente venne anche implementata dentro Symbian, che prese il nome di Symbian Crystal, quindi la pietra preziosa in questo caso è il cristallo. E su questa tipologia di interfaccia Nokia negli anni aveva fatto un vero e proprio arsenale di brevetti, quindi chiunque volesse questa loro versione di Symbian dovevano pagare. L'obiettivo iniziale di Symbian Limited, quindi dell'azienda, era quella di dominare l'interfaccia utente nei dispositivi, ritenendo che questo avrebbe attirato gli sviluppatori e quindi portato valore al loro sistema operativo. Tuttavia, l'azienda si è scontrata con diversi ostacoli, tra cui l'influenza di Nokia, che faceva parte, come vi dicevo, del consiglio di amministrazione. I meeting sembravano che non portavano mai a nulla. E quando c'era da prendere una decisione, succedevano due cose.
o questa decisione veniva proprio tirata per le lunghe, oppure le cose venivano bocciate. E a comportarsi in questa maniera strana in prima linea, in questi consigli di amministrazione, c'era Nokia. E c'era qualcosa di strano nell'aria. Che cosa? Cioè, che vantaggio aveva Nokia nel comportarsi di questa maniera? Cioè, non faceva anche loro comodo che lo sviluppo di Symbian procedesse spedito? Quindi questo portò a pensare che c'era qualcosa di strano nell'aria, quindi perché, diciamo, si comportavano in questa maniera? Beh, si comportavano in quella maniera, quelle di Nokia, perché segretamente loro stavano sviluppando un'altra interfaccia utente chiamata S60, quindi serie 60, che era diversa da quella su cui era basata Nokia in 9002. E quindi Nokia stava facendo un'altra interfaccia, migliore di quella che aveva fatto prima, al di fuori della Symbian Limited, lasciandoli, diciamo, col culo per terra. Cioè, non proprio col culo per terra, cioè il fatto che loro nel frattempo, che sviluppavano la loro nuova interfaccia S60, nel consiglio di amministrazione cercavano di non far, diciamo, proseguire in maniera spedita lo sviluppo di Symbian. E questo genere di atteggiamento portò a una graduale diminuzione dell'importanza dell'azienda Symbian nel settore. Anche se la Symbian si occupava della consulenza tecnica, il focus, quindi il loro, diciamo, progetto di focalizzarsi sull'interfaccia utente, era minato da questa mossa segreta di Nokia. Questo lasciò l'azienda Symbian in una posizione di declino, nonostante che all'inizio erano tutti belli, felici e contenti, quindi erano tutti entusiasti di questa cosa. Nonostante tutti questi problemi interni, Symbian divenne popolarissimo, che grazie alla Nokia nel 2006 aveva il 67% del mercato degli smartphone. Palm OS e Windows, a confronto, proprio nel mercato, diciamo, dei dispositivi mobili, erano dei pesci piccoli. Nokia nel 2008 decise di comprare Symbian Limited e la trasformò in Symbian Foundation, che non durò a lungo, durò tipo 3 anni o poco più. Però almeno ebbero in tempo, in questi 3 anni e poco più, di rilasciare il codice sorgente. Troverete il link a una serie di repository GitHub qui sotto in descrizione, se qualora volete approfondire. Tuttavia, i tempi stavano cambiando e Nokia non riuscì a tenersi ben stretta tutta quella user base che avevano fidelizzato negli anni e quindi ben presto i clienti passarono ad altri dispositivi con altri sistemi operativi. Nokia purtroppo smise di utilizzare Symbian nel 2014 e trasferì parte dello sviluppo e tutto il supporto ad Accenture. Nokia a un certo punto finì con l'utilizzare Windows Phone per un po'. Adesso, da quello che mi risulta, sono passati ad Android, grazie anche a una partnership con Google. Ma la domanda è: perché gli utenti lasciarono Symbian in favore dei concorrenti che erano iOS e Android? Il motivo è piuttosto semplice, per lo stesso motivo che poi in futuro nessuno si cagò Windows Phone: la carenza di app di terze parti. Se da un lato c'era iOS e Android che avevano il loro bellissimo pacco di applicazioni di terze parti, questa cosa non accadde per Symbian. Ma questa cosa può suonare strana. Se l'egemonia di Symbian durò circa 10 anni, avrebbe dovuto avere il più vasto assortimento di applicazioni di terze parti. E perché non ce l'ha avuto? Questo perché Symbian, come sistema operativo, era molto complesso. Vabbè, certo, qualcuno potrebbe dire che gli sviluppatori che sviluppavano per Symbian si potevano abituare a questo strano sistema operativo, ma il problema era anche che gli ambienti di sviluppo che servivano per sviluppare applicazioni per Symbian erano costosi e tagliava fuori tutti quei programmatori indipendenti che invece il mondo di iOS e Android hanno. Symbian a un certo punto cercò di mettere una pezza a questo problema, aggiungendo Java Mobile Edition. Ma c'era il problema che gli hardware dei vari sviluppatori avevano sempre caratteristiche diverse, problemi che Google si confrontò durante la fase di sviluppo di Android e non di certo in corso d'opera, e quindi questo segnò il declino di Symbian. Grazie mille pinguini per essere stati qui con me fino a questo punto e fatemi sapere qui sotto nei commenti quale dispositivo Symbian ricordate con più affetto. E quindi io, prima di lasciarvi, vi rimando come al solito agli altri video che porto su questo canale, e quindi tra l'altro non vi perdetevi la storia di macOS e BOS. E cos'altro devo dire? Grazie ancora una volta per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.